Il Museo Archeologico Lametino ha sede nella città di Lamezia Terme, ospitato al primo piano del complesso monumentale di San Domenico, nell'antico convento dei Padri Domenicani. Il museo accoglie numerosi reperti rinvenuti in diversi siti della Piana Lametina, attraverso i quali è possibile seguire le dinamiche storiche del territorio dal Paleolitico fino all'età tardo-medievale, suddivise in tre sezioni: preistorica, età classica ed età medievale. Il percorso di visita inizia con la sezione preistorica, dedicata allo studioso locale Dario Leone. In questa sezione sono esposti i più antichi strumenti utilizzati dai primi cacciatori del Paleolitico che abitarono la Calabria e vari materiali rappresentanti i segni della presenza di agricoltori neolitici nella Piana Lametina, a partire da 7500 anni fa, tra i quali i materiali choppers e industria litica recuperati a Casella di Maida. La serie di strumenti in ossidiana, pietra lavica proveniente dalle isole Eolie, e vari frammenti di ceramiche con complessi ed eleganti motivi decorativi geometrici impressi appartengono invece al Neolitico. Nella sezione preistorica il museo ospita anche una proposta di archeologia sperimentale che ricostruisce strumenti e tecnologie di fabbricazione dei vasi che si realizzavano nel Neolitico. La sezione classica, divisa in due sale, è riservata a Terina, la colonia greca fondata tra la fine del 600 e gli inizi del 500 a.C. dai crotoniati. Infine, la sezione medievale presenta tre importanti monumenti presenti sul territorio di Lamezia Terme: la chiesetta dei Santi 40 Martiri, l'abbazia benedettina di Santa Maria e il castello normanno svevo.